Quindi la struttura egocentrica ha due simboli alimentatori, un simbolo alimentatore ego e un simbolo alimentatore dato dalla conflittualità. Questi due simboli alimentatori rispondono però a due serbatoi energetici diversi e sono due serbatoi energetici contrastanti, perché un serbatoio energetico è quello del pathos compresso, che è quello dell'ego, e l'altro serbatoio energetico è quello della rabbia compressa, che è quello, diciamo, vabbè, io sto rispondendo a questa domanda, allora questa la faremo dopo però, perché a me ha mandato un messaggio Eleonora S dicendo che il gruppo voleva sapere questa cosa qua. Poi la triade, è vero, ha ragione anche Chris, allora faremo ancora una lezione sull'utilizzo della triade, adesso però vado avanti su questo, se no alla fine non diciamo niente. Allora, quindi stavo dicendo, ogni struttura egocentrica ha due alimentatori. L'alimentatore che è la vecchia conflittualità è il nuovo simbolo alimentatore de dell'egocentrismo. L'egocentrismo può essere o maschile o femminile, quindi ego maschio o ego femmina. Questi due alimentatore cosa significa? Che alimentano di energia la persona. Il simbolo alimentatore è il simbolo, di cui l'inconscio si nutre di energia fondamentalmente. Però sono due categorie di energia diverse, antitetiche. Una è la rabbia compressa, che sarebbe la vecchia conflittualità, e l'altro è l'amore compresso, che sarebbe la nuova conflittualità. Ovviamente queste due classi energetiche sono diverse. Perché nella rabbia compressa ci sono appunto rabbia e rancori, diciamo, nel pathos compresso ci sono i rimorsi e i rimpianti fondamentalmente. Quindi questi sono i due aspetti energetici, rabbia e rancori contro rimpianti e rimorsi. Salutiamo anche Margot. Ora, è ovvio che sono presenti entrambi nella persona, quindi gli egocentrici hanno sia rimpianti che rimorsi, che rabbia e rancore, però uno dei due prevale sull'altro. Ora, come faccio a sapere quale dei due prevale sull'altro? Cioè, se la figura prevalente è quella, diciamo, legata alla vecchia conflittualità o alla nuova conflittualità? Beh, adesso vi dirò come farlo. È ovvio che questa è una nozione utile perché ci permette poi di capire come comportarci con la persona. Se capisco, è ovvio che una struttura egocentrica, poi devo tener conto anche del fatto se è monopolare o bipolare, ecco perché una caratteristica interessante è che la struttura bipolare oscilla tra uno e l'altro e la struttura monopolare invece è più integrata. Quindi nella struttura monopolare diciamo così che la vecchia conflittualità viene fuori in occasione di stress. Quando la persona è sotto stress o quando la persona è coinvolta, perché lo stress emotivo dà coinvolgimento, viene brutalmente fuori la vecchia conflittualità. E la vecchia conflittualità si manifesta proprio anche quando la persona, diciamo, in qualche modo si sente un po' sotto pressione, fondamentalmente. Questo nelle strutture monopolari. E quindi cosa vuol dire? Che devo, come dire, trattarlo utilizzando la vecchia conflittualità, cioè un ego femmina dovrò trattarlo come se fosse un conflittuale padre, un ego maschio, devo trattarlo come se fosse un conflittuale madre. Mentre invece nelle strutture bipolari, tendenzialmente c'è un'alternanza tra uno e l'altro, tra vecchia conflittualità e nuova conflittualità, cioè pathos e reattività si alternano a vicenda. Questo quando c'è, diciamo, una prevalenza della vecchia conflittualità sulla nuova. Quando invece prevale la nuova conflittualità, quindi quando è prevalente il tradimento vissuto dal genitore buono rispetto alla vecchia conflittualità, diciamo che questo si manifesta molto di meno
nelle strutture monopolari prevalgono comunque gli aspetti egocentrici. La vecchia conflittualità può emergere quando lo stress diventa veramente alto, quando la persona si sente sotto attacco, diciamo, allora può emergere la vecchia conflittualità che diventa un metodo regressivo, o quando magari c'è una grossa, diciamo, la persona ha subito una grossa batosta emotiva che potrebbe essere un lutto, che potrebbe essere una situazione di questo genere, potrebbe venire comunque fuori la vecchia conflittualità, ma comunque in modo molto più ridotto, in modo veramente molto più, come dire, molto raro, insomma. È ovvio che io devo sempre utilizzare in tempo reale vedere sempre la comunicazione non verbale e i comportamenti di quest'altra persona. Ma come faccio a capire quale dei due è prevalente in una persona rispetto all'altra? Ma se una persona egocentrica punta il dito quando sto stress, vuol dire che è un egofemmina? Beh, non è sufficiente che punti il dito, perché puntare il dito potrebbe voler dire che ricerca la conflittualità paterna. Non è sempre detto che se punta il dito devi unire la gestualità al comportamento, al modo di fare, all'antagonismo o all'agonismo che sviluppa. È un segnale, ma ecco, l'errore in questi casi è prendere un segnale e portarlo, diciamo, come se fosse la verità assoluta. Ma c'è un modo per capirlo che è legato, diciamo, all'energia. Come dicevo, come ho detto la volta scorsa, ci sono due tipi di conflittualità, diciamo così. La conflittualità, quindi, data da rabbia compressa e la conflittualità data da pathos compresso. Le persone che hanno una prevalenza sulla struttura, sulla vecchia conflittualità, tendono ad avere più rabbia compressa e quindi, ad esempio, tendono ad avere degli scarichi di tensione negativi o comunque diciamo, delle risposte negative sulla parte destra del corpo. Perché la parte destra del corpo rappresenta l'energia maschile e quindi rappresenta proprio la rabbia compressa, mentre la parte sinistra del corpo rappresenta l'energia femminile e quindi rappresenta il pathos compresso. Ora, quindi posso, diciamo, notarlo anche intanto di aver capito che è una struttura egocentrica, perché soltanto nelle strutture egocentriche vale questo, nelle strutture diciamo genitoriali non vale, perché le strutture genitoriali hanno un rapporto in diade e hanno soltanto praticamente la rabbia compressa, il pathos è molto ridotto, insomma. Il pathos possono cercarlo, possono diventare sensibili al pathos che è il simbolo stimolatore, ma non hanno normalmente del pathos compresso. Allora, come faccio praticamente a farlo, diciamo così? Intanto devo osservare comunque i comportamenti, devo aver capito che è una struttura egocentrica proprio per l'agonismo che mette in evidenza tutte le caratteristiche della struttura egocentrica, però unitamente a questo c'è un forte comportamento o materno o paterno, quindi orcazziante oppure accudente. E poi, una volta che ho capito appunto che ho a che fare con una struttura egocentrica, se voglio sapere se è prevalente la vecchia conflittualità o la nuova conflittualità, posso utilizzare, diciamo, tra le tante cose. Allora, ci sarebbe anche un test per vederlo, ma nel test è più difficile vederlo, cioè, diciamo, proponendo dei simboli.
il simbolo sul quale va indietro deve essere più distante su quello su cui va avanti. Questo significa che la vecchia conflittualità è prevalente, tecnicamente è questo, diciamo, cioè perché la distanza da cui propongo il simbolo e l'oscillazione avanti e indietro, solo che questo non posso utilizzarlo, questo tecnicamente per essere certo, ma io non è che posso utilizzare, proporre dei simboli e vedere su quale va indietro, diciamo, a distanza maggiore fondamentalmente, perché se va indietro a distanza maggiore su un simbolo genitoriale, triangolo, cioè materno o paterno, allora è prevalente il conflitto genitoriale, perché la distanza rappresenta l'intensità del conflitto. Se invece, come normalmente accade, non è detto che, però normalmente accade così, che va indietro a distanza maggiore sul simbolo cerchio, sull'ego, significa che la persona prevalente conflitto egocentrico e quindi la nuova conflittualità. Ovviamente questo non posso vederlo in modo pragmatico, in modo pratico, perché non è che posso mettere la persona e osservare cosa fa quando gli propongo i simboli, però posso farlo a livello, diciamo, di energie, come dire, maschili e femminili. Quindi se noto che, ad esempio, se mi avvicino al braccio destro della persona, gesticolo verso il braccio destro, verso il lato destro della persona, ottengo che la persona si allontana. E questo significa che se la persona si allontana sul braccio destro, significa che la parte preponderante è l'energia maschile, perché quello che si allontana è più forte. Il che significa che si avvicinerà quando io, diciamo, mi avvicinerò alla sua parte sinistra. Questo ovviamente richiede, come dire, l'assimilazione del concetto, e bisogna imparare a farlo, non è così banale, diciamo, sono cose abbastanza, come dire, che richiedono una buona sensibilità da un punto di vista della capacità di osservare anche piccoli movimenti a livello non verbale. Viceversa, se io gesticolo dal lato destro, poi basta farlo da un lato, no? Cioè gesticolo verso il lato destro della persona, quindi gesticolo la mia sinistra, vado verso sul lato destro della persona, o posso farlo con la destra, insomma devo andare a gesticolare verso la parte destra della persona, avvicinarmi alla parte destra della persona. Facendo questo, se la persona va avanti, vuol dire che è più forte l'altro, insomma quello che va indietro è più forte, vuol dire che è più forte la vecchia conflittualità, è più forte la nuova conflittualità se viene avanti, se viene indietro è più forte la vecchia conflittualità, lato destro. Viceversa potrei farlo sul lato sinistro, ovviamente basta farlo su un lato solo e osservare che poi dall'altra parte ottengo esattamente la fenomenologia contraria. Questo è un metodo non verbale, che ovviamente richiede un po' di consapevolezza, diciamo così, no? Nel senso, richiede un po' di occhio fino, perché se non hai l'occhio fino e non sai cogliere i segnali, anche minimi, non riesci a ottenere questa cosa. Questo vale solo per gli egocentrici, perché gli egocentrici hanno un doppio alimentatore, solo per gli egocentrici. Ovviamente, poi, una volta che ho capito che una persona è egocentrica, perché ad esempio è in qualche modo per tutti no, cioè perché non, le strutture genitoriali non hanno una doppia... Allora, qui, come dire, non so come risponderti, Chris Chris... però se una persona non ha una caratteristica, non è utile per le strutture genitoriali, perché le strutture genitoriali, abbiamo detto, lavorano in diade, si lavora con l'antagonista, non hanno una doppia conflittualità, quindi e ovviamente le strutture genitoriali hanno sempre la prevalenza della rabbia compressa,
come simbolo imitatore, perché il simbolo imitatore è solo la rabbia compressa. Sono gli istruttori egocentrici che hanno questo doppio simbolo imitatore, pathos e rabbia compressi, cioè gli altri no. Quindi non. Una struttura genitoriale mi deve dare sempre questa risposta. Comunque, una struttura genitoriale mi deve sempre andare indietro. Una struttura genitoriale mi deve sempre andare indietro sul lato destro e avanti sul lato sinistro. Come si risolve quella compressa? Beh, quella compressa come si risolve? Noi non dobbiamo risolverla, quando useremo i simboli su noi stessi vedremo come risolverla, ma sugli altri dobbiamo amplificarla. Il concetto è che noi dobbiamo amplificare, non risolvere. Beh, questo è un modo non verbale. Poi un altro modo con cui si può capire è l'aspetto comportamentale, come dicevo prima. L'aspetto comportamentale, vedremo se una struttura egocentrica mi dà comunque un grosso conflitto sul padre. Ad esempio, io ogni volta che pronuncio la parola padre noto che questo mi dà un rifiuto, oppure ogni volta che pronuncio la parola madre questo mi dà un rifiuto, raschia, va indietro. Beh, è molto probabile che sia preponderante il vecchio conflitto rispetto a quando li faccio vivere, diciamo. E poi un'altra cosa fondamentale è che diventa molto più sensibile la diade, ad esempio, rispetto alla triade, cioè la persona reagisce molto meglio agli antagonisti reali o presunti, come avevo detto nelle lezioni precedenti, no? Se il simbolo è omologo al sesso, l'antagonista è presunto, se il simbolo è eterologo al sesso, l'antagonista è reale. Comunque reagisce molto di più agli antagonisti che alle triadi, che è elemento di verifica. Regista e diciamo è adulto significativo, quindi reagisce molto 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 meglio, quindi sono tante cose che posso mettere in atto. Ovviamente, una volta che ho capito qual è la prevalenza, devo utilizzarla semplicemente come diciamo andando a sfrugugliare, andando ad esempio, se fosse, come dire, prevalente un ego maschio con prevalenza materna, dovrò farmi vedere molto di più, presentargli molti più problemi, spingere, indurlo a risolvermi i problemi. Se fosse a prevalenza paterna, dovrei indurlo a cazziarmi, no? Sapendo che quando mi cazzia, nello stesso momento si coinvolge. Questo è un po', diciamo, quello che bisogna dire su questo. Ovviamente tenendo presente che queste due energie compresse sono presenti entrambe negli esseri umani, pathos e reattività. Sono presenti anche nelle strutture egocentriche, solo che nelle strutture egocentriche il pathos, qual è la differenza, scusate, nelle strutture genitoriali? Nelle strutture genitoriali il pathos è sempre e solo legato al simbolo stimolatore, cioè il simbolo stimolatore rappresenta il pathos. E quindi rappresenta l'emotività compressa. Nelle strutture egocentriche, con prevalenza, diciamo, della nuova conflittualità, il pathos è rafforzato, diciamo, è anche rafforzato, se vogliamo. Quindi il simbolo stimolatore diventa ancora più potente come simbolo, mentre invece chi ha la prevalenza della vecchia conflittualità ha, diciamo, il simbolo alimentatore che ha la prevalenza. Un uomo ego femmina, se è prevalente l'ex conflittualità, come faccio? Vabbè, allora, un uomo ego femmina, se è prevalente l'ex conflittualità, come faccio? Vuol dire che se è prevalente l'ex conflittualità, devo considerarlo come se fosse un conflittuale padre. Quindi, essendo un conflittuale padre, essendo uomo, è molto sensibile, devo creargli un antagonista presunto, no? Quindi lui deve presumere che c'è l'esistenza di un antagonista da come io mi comporto nei suoi confronti, quindi dovrò comportarmi diciamo in modo inaffidabile, perché comportandomi in modo inaffidabile lui penserà che c'è un antagonista, che c'è un altro maschio, ma non devo mai esplicitarglielo. Devo sempre comportarmi in modo inaffidabile, non devo, poi devo dargli poca stima e considerazione,
E questo qua lo spingerà a cazziarmi, ma nel momento in cui mi cazzierà ed espleterà quindi il suo simbolo alimentatore, che è il simbolo paterno, inizierà a coinvolgersi. Questo è più o meno quello che devo fare. È ovvio che non è che devo buttare nel cesso tutto il resto, tutto quello che è sull'ego femmina, diciamo, come possiamo dire? Non è. Beh, se nell'ego femmina è prevalente l'ego, devo trattarlo come un ego femmina, diciamo così. Non devo puntare, devo capire. Quindi, se un uomo ego femmina sarà un regista, devo capire quale sarà la sua triade, devo utilizzare l'agonismo verso le donne. Quindi, se tu sei donna, devi far vedere, devi essere antagonista, agonista nei suoi confronti, quindi devi flirtare con altri uomini davanti a lui, devi dare attenzione a tutti gli altri meno che a lui, così gli farai vivere una competizione con te stessa, perché lui deve vivere la competizione con una donna, e quindi sarai tu che dovrai metterlo in competizione con te stessa. Il che non vuol dire che va trascurato completamente l'ex conflittualità. Ma parliamo di prevalenza, perché è un cappuccino sempre, no? Si tratta di capire se un cappuccino è prevalentemente scuro o prevalentemente chiaro. Insomma, un cappuccino è in tutti e due i casi. In un caso c'è più caffè, nell'altro c'è più latte. E quindi a seconda se c'è più caffè e più latte, devo dare, diciamo, più soddisfazione a una parte e meno all'altra. Ma non è che l'altra parte devo trascurarla. Cioè, è ovvio che se una persona è fortemente egocentrica, con scarso ex conflittualità perché è andato un po' a dissolversi, devo dare prevalenza a tutto quello che abbiamo visto sulla struttura ego. Quindi triadi, competitività, diciamo, il fargli esprimere giudizi, insomma, tutto quello che abbiamo visto sull'ego, ne abbiamo visto di cose, è quello a cui devo dare la prevalenza. Se invece è prevalente la vecchia conflittualità, devo trattarlo come se il simbolo alimentatore fosse quello della vecchia conflittualità. Tutto lì, fondamentalmente. È ovvio che la cosa più difficile è intanto capire che è una persona egocentrica. È ovvio che qua diventa poi una comunicazione non verbale, soprattutto la parte non verbale, la capacità di osservare diventa importante, diventa determinante, insomma. Tenendo presente che ci possono anche essere in questo caso delle inversioni, non è detto che sia un qualcosa che si manifesta sempre, perché la persona sarà sempre ego maschio o sempre ego femmina, però ci potrebbe essere un'inversione. Ad esempio, persone che vivono fortemente degli stress per lungo tempo, perché magari che ne so, hanno perso il lavoro oppure hanno avuto un lutto che si è protratto nel tempo, insomma, stress forti nel tempo, tende a svilupparsi la vecchia conflittualità, a diventare prevalente. Poi magari quando questo stress passa per mille motivi, la vecchia conflittualità diminuisce la sua intensità e prevale l'altro. Quindi non è una caratteristica, diciamo, non è che uno cambia da un giorno all'altro, però diciamo che non è una caratteristica connaturata come la struttura, è un po', può essere oscillante. È ovvio che ci sono persone più predisposte, perché da bambini hanno sofferto molto di più il tradimento e quindi saranno molto più predisposte alla struttura egocentrica, mentre perso ad avere la prevalenza sull'egocentrismo. Mentre ci sono persone che hanno vissuto prevalentemente da bambini il conflitto con il genitore causa dei loro problemi, e quindi sarà più presente, diciamo, la vecchia conflittualità. E qua dipende un po' dall'abilità dell'operatore, quello di sapere identificare le cose, cioè serve un po' di esperienza, serve un po' di pratica, e questo è, diciamo. È ovvio che i comportamenti cambiano abbastanza l'uno dall'altro, perché soprattutto cambia l'impatto, la prevalenza, cambia quella parte a cui devo dare più, come dire, più attenzioni, insomma. E quella perché è il conflitto, è il simbolo energetico che governa un po', che alimenta maggiormente la persona. Quindi questo
e quanto, insomma, bisogna capire, diciamo, un po' queste cose. Sono ovviamente delle cose sofisticate, insomma, però penso che sia molto utile, bisogna provare ad allenarsi, insomma, una volta che, come dire, qua è un po' un puzzle, no? Una volta che hai messo assieme diverse cose, puoi imparare tenendo presente che la vecchia conflittualità rappresenta rabbia e rancori compressi, mentre la nuova conflittualità rappresenta rimpianti e rimorsi. Ecco, quindi sono due, e quindi pathos compresso, sono le due facce della stessa medaglia che si manifestano, insomma. Bene, quindi direi che non so se non ci sono domande. Poi ci rimane da vedere ancora la prossima volta il discorso come amplifico la conflittualità col padre, anche se io e lui siamo ancora amici. Come amplifichi? Questo ne abbiamo parlato, però non è che posso dire come amplifico adesso. Cioè, dovreste andare a vedere le vecchie lezioni, Domenico, perché di queste lezioni ne ho fatto sul come amplificare, avevo fatto 6-7 lezioni. Se vedete le vecchie lezioni non trovo, perché adesso in un minuto non riesco a spiegare questo concetto, diciamo. Bene, direi che ci vediamo la prossima volta, quindi dopo Pasqua, ci vediamo dopo Pasqua, quindi auguro una buona Pasqua a tutti, una buona cena e una buona Pasqua a tutti.